Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono molto rattristati. Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio». Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù: «Quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino, va al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te». Bentrovati da Don Matteo Prettico. Ecco, il Vangelo di oggi sembra quasi un invito all'evasione. Certo, ovviamente, e permettetemi questa piccola sottolineatura, ovviamente il Vangelo, così come tutta la scrittura, si è presa e strappolata dal contesto. Spesso noi possiamo farle dire quello che vogliamo, e siamo abilissimi in questo, perché molti di noi citano il Vangelo con degli slogan e per fargli dire quello che vogliamo noi, non quello che dice il Vangelo. Quando studiavo teologia, i miei professori dicevano sempre: nella Bibbia c'è scritto Dio non esiste. Certo, peccato che la frase prima dice, lo stolto dice, Dio non esiste. Ecco, a parte questa piccola sottolineatura, sembra quasi un invito all'evasione, ma non è così. Non è così perché Gesù, alla fine del Vangelo, la tassa la paga. La paga in una maniera tutta sua, ma la paga. E proprio su questo tributo che il Vangelo di Matteo oggi ci narra, ci dice una cosa che a me ha colpito molto. Gesù prende, appunto, Pietro prende un pesce, lui è il pescatore, prende questo pesce e nel ventre c'è una moneta d'argento. E quella moneta d'argento non è per pagare le tasse di Gesù, ma è per pagare il tributo per Gesù e per Pietro. Per me e per te. Ecco, non ha detto Gesù, vai, prendi e paga le tasse per me, fammi da segretario. Vedete, potrebbe essere una cosa di poco conto, ma Gesù salva me, paga il tributo, il suo tributo, lo paga per me, anche per me. Lui salva me. Ed è un'immagine molto bella, Pietro che viene chiamato Simone, e non da Gesù, col suo nome di battesimo. Però il significato è molto più profondo, perché salva me in quanto uomo, in quanto Simone, ma è Pietro, che è il pescatore della Chiesa, e che è lui che si fa carico, è lui che va a pescare, è lui che va e paga, continua a pagare il tributo di Gesù, quello sia del suo sangue che è versato per la salvezza di ciascuno di noi. E poi ci dice nello stesso tempo questo brano evangelico che noi non paghiamo le tasse perché non siamo stranieri. Ecco, il tributo l'ha pagato lui facendoci diventare concittadini dei santi nei cieli, dice la scrittura. Ecco, lui ha pagato per tutta la Chiesa, per tutti noi, il tributo più grande, la sua stessa vita, per renderci suoi familiari, familiari con Cristo, per renderci cittadini del cielo, per far sì che lui stesso ha detto: io vado a prepararvi una dimora, un posto. Noi non siamo stranieri, non siamo ospiti nel cuore di Dio, ma noi siamo appunto
cittadini, siamo familiari. È questa, ripeto, la grandezza. Nessuno deve sentirsi straniero, forestiero del cuore di Cristo. È Lui che ha pagato il tributo per farci cittadini, per darci tutti i diritti di abitare nel suo stesso cuore, di godere della sua salvezza, tutti. E la Chiesa, che è guidata da Pietro, ecco, non è che continua a pagare il tributo, continua a offrire quel rendimento di grazie che è l'Eucaristia. Ecco, secondo me, questo Vangelo è profondamente eucaristico, perché è proprio dentro l'Eucaristia celebrata che noi viviamo il memoriale, rendiamo Gesù presente nel suo sacrificio sulla croce e continua Lui a pagare per noi, come quel pesce che è Gesù, che Pietro ha pescato perché Gesù gli ha detto di pescarlo, e continua a pagare quel tributo per noi, per continuarci a, per continuare a far sì che noi possiamo essere cittadini, mai stranieri. Ecco, se noi vivessimo l'Eucaristia con questo spirito, se noi vivessimo l'Eucaristia con questo sguardo, non solo ci vorremmo andare sempre, ma ne comprenderemo mai perfettamente, ma almeno in maniera imperfetta, tutta la sua grandezza. Non un rito ripetitivo e monotono, ma il rendimento di grazia che rende presente quel Gesù che a prezzo della sua vita mi ha riscattato da schiavo a cittadino e continua a farlo per vincere tutte le forze che si oppongono a questo. Lui continua a dare la sua vita in riscatto per me, per riscattarmi da schiavo a uomo libero, a cittadino, a familiare con Lui. Se imparassimo a vedere questo nell'Eucaristia, allora veramente forse, ripeto, ne godremo profondamente tutti i frutti, tutta la grandezza, tutta la bellezza e tutta l'eternità che possiamo godere in quei minuti di tempo finito che diventano infinito. Grazie per l'ascolto e arrivederci.